Ed eccoci rientrati in studio e siamo arrivati a un appuntamento classico del TG5, quello con la rubrica Animali, curata da Maria Luisa Cocozza. Sentiamo. Tito è nato il 5 agosto del 2008 in canile. La vicenda è quella di un sequestro che è finito bene per noi perché abbiamo accolto il cane appena stato svezzato, è con noi da ottobre del 2008. È parte della famiglia, speriamo che questa sentenza confermi quello che noi tutti ci aspettiamo, che continui a vivere serenamente, felicemente con noi. Hanno trovato una nuova famiglia o comunque sono accuditi in un rifugio idoneo, ma per i 9 bulldog sequestrati insieme a 14 gatti ad un allevatore di Milano che li deteneva in Scusi, ma una condizioni foto che pietose, devo il futuro leggere. dipende ora dalla sentenza che il tribunale emetterà. Noi ci aspettiamo una sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 727 del codice penale che narra di condizioni inadeguate di animali e di una confisca di tutti gli animali. Tutto cominciò da una segnalazione al garante per la tutela degli animali degli inquilini dello stabile, nauseati dal cattivo odore che proveniva dall'appartamento. Le guardie ecozoofile e i carabinieri, su mandato della Procura di Milano, fecero irruzione nell'appartamento scoprendo gli animali tenuti in condizioni igienico-sanitarie disastrose. Gli animali, tra cui una femmina di bulldog inglese prossima a partorire, furono portati al canile sanitario per le prime cure e il padrone di casa indagato per maltrattamento. Un reato punibile con una pena da 3 mesi a un anno di reclusione o con una multa da 3.000 a 15.000 euro. Ed è tutto per questa edizione, noi ci rivediamo.